Oggi un importante convegno a Roma per affrontare uno dei temi del mondo oggi, la Cina e il suo ruolo e la sua forma politica, sociale e anche ideologica. Quali sono le novità che sono state portate qui da ospiti numerosi e da una collaborazione con un'accademia fondamentale nel dibattito interno della Cina? Io credo che ci troviamo dinanzi a un paradosso. L'Occidente trincia giudizi per lo più negativi sulla Cina, ma in realtà di questo grande paese conosce ben poco. Non sono io soltanto a dirlo, se noi prendiamo uomini di Stato tra loro così diversi, ma entrambi autorevoli, ad esempio Kissinger ed Helmut Schmidt, l'ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, entrambi dicono che i cinesi sono molto più informati sull'Occidente di non quanto l'Occidente sia informato sulla Cina. E credo che il convegno di oggi sia un'occasione per cercare di far sì che anche in Occidente sia informato sulla Cina, e si è cominciato con lo spiegare le questioni più importanti e, se vogliamo, anche più elementari: cosa si intende per socialismo di mercato, cosa si intende per socialismo dalle caratteristiche cinesi, in che senso la Cina, pur ricollegandosi alla storia del movimento comunista, rappresenta un esperimento del tutto nuovo. Perché sono venuti in Italia a spiegare che qual è il punto della discussione sul modello cinese? La Cina dovrebbe, in realtà sarebbe è interessata a intrattenere dei rapporti con tutti gli altri paesi sullo stesso livello e alla pari. E proprio per uniformarsi, cioè per avere la possibilità di stabilire un percorso comune insieme a tutti gli altri paesi, loro sono qui per spiegare il loro punto di vista, per confrontarsi e per cercare questo percorso comune. Come si può spiegare agli italiani il socialismo di mercato cinese? È proprio questo l'obiettivo dei nostri studiosi, siamo più di 30, siamo venuti qui oggi proprio per questo obiettivo, per spiegare agli italiani che cosa significa il socialismo con caratteristiche cinesi. Allora, oggi loro sono proprio qui per spiegare una serie di politiche, una serie di successi e una serie di percorsi che attengono proprio al socialismo con caratteristiche cinesi, e quindi per spiegare agli italiani, ecco. La Cina vive in queste ultime settimane un'attenzione particolare, perché si dice che l'economia cinese si sta fermando e questo ferma l'economia del mondo. È un'interpretazione sbagliata oppure c'è un problema che è stato manifestato anche dalla crisi della borsa cinese? Dunque, noi siamo in una fase di grosso cambiamento della nostra struttura economica ed è proprio questo il momento culminante di questo cambiamento. Negli ultimi 30 anni il PIL cinese è stato diciamo un livello di più del 10% ogni anno, quindi un livello molto alto. A partire dall'anno scorso, e includendo anche questo momento e i prossimi anni, la crescita cinese sarà intorno al 7% ogni anno, quindi ci sarà un rallentamento, l'abbiamo previsto. Loro ritengono che questa sia una situazione assolutamente normale, canonica, non è una situazione di crisi. E loro come vedono la crisi che vive l'Europa dovuta alla crisi economica? Loro crescono al 7% ed è sembra un problema, noi non cresciamo proprio e viviamo una situazione di crisi. Vista dalla Cina, come si dovrebbe risolvere o affrontare questo problema? Diciamo che la crisi economica noi la vediamo da 5 anni qui in Europa, e negli ultimi tempi ci sono dei segnali di ripresa, però ci sono tanti problemi che ancora non sono risolti. E infine la politica nell'Asia, no? Ci sono stati momenti di tensione tra Cina e Giappone, e però ci sono anche processi di integrazione economica e politica dell'area. Se ci aiuta a capire come si sta muovendo la Cina in questo momento nei confronti dell'area più vicina, sembra quasi ci sia un'integrazione economica, e anche la moneta cinese sembra diventare quasi una moneta di scambio per tutta l'area. Con i paesi che sono nel Mar Cinese meridionale, loro cercano di intraprendere delle politiche di cooperazione e positive, nonostante ci siano i problemi, però cercano di intraprendere queste politiche più di cooperazione.
però ci sono alcuni di questi paesi che guardano molto al loro ritorno, al loro interesse, quindi non siamo ancora in grado di stabilire dei rapporti di cooperazione, questo diciamo è il problema principale. È per questo che in questo momento ci sono ancora dei momenti di tensione e di incomprensione. Ultima domanda sulla lotta alla corruzione, ne parlate molto, è una lotta amministrativa in Italia insomma si è data una lettura molto politica di questa lotta, come fosse uno scontro interno al partito, se questo è vero o se questa lotta come si inquadra nel complesso delle politiche del governo cinese? Questo lavoro di lotta alla corruzione viene da un'esigenza interna al Partito Comunista ed è un lavoro necessario per rafforzarsi e per essere sempre più efficaci. Il Partito Comunista Cinese ha una grossa responsabilità, quella di rappresentare tutti i cinesi sia nel loro paese ma anche nel mondo, e quindi non è possibile che ci siano delle situazioni di corruzione all'interno del partito, per cui questo inficia il suo ruolo ed è una responsabilità che loro devono prendersi e si stanno prendendo, quella di andare a lottare contro queste contraddizioni appunto. Il Partito Comunista Cinese sarà sempre il possessore del potere politico in Cina? Ah, sì, il Partito Comunista rimarrà al potere come partito unico, però controllando molto di più i suoi leader e esercitando un controllo sempre più forte sulla sua leadership. È una garanzia per tutto il popolo cinese e per la Cina in quanto paese.